Cioè ragazzi, allora devo comprare delle cose per l'ufficio. Secondo voi in Giappone in che negozio devo andare? Dietro di me c'è un negozio di sake, cioè di alcol. Alcune volte in questi negozi nascondono dei altri negozi dentro. Vi faccio vedere che negozio sto cercando, perché sono negozi veramente molto utili e potete anche addirittura trovare delle cose carine da portare a casa nel caso state viaggiando qui in Giappone. Entriamo nel negozio. Questo è anche tax free, perché qui potete prendere anche i whisky, vedete, i whisky internazionali. Però quello che nasconde questo negozio è proprio questo che stavo cercando, il famoso Daiso, il negozio da 100 yen giapponese, dove praticamente c'è un po' di tutto. Andiamo alla scoperta di questo negozio fantastico. Ecco qua ragazzi, ci siamo. Praticamente come da noi in Italia ci sono i famosi negozi cinesi, tipo vado dai cinesi, qui invece ci sono i 100 yen shop, che sono sempre dei prodotti made in China, per dire la verità, però qui li chiamano 100 yen shop. Allora io ho bisogno, vedete che qui c'è tutta roba per uffici, di cose varie, lettere, tutto quanto. Io ho bisogno delle lettere, delle bustine, ecco qua, da metterci dentro. Vedete, delle letterine. Questo, tutto sto pacco di 100, cioè sono 100 bustine, sono 100 yen. Questo ragazzi è veramente fantastico. La cosa buffa è che potete trovare anche delle cose per i bambini, per esempio gli origami. State cercando in Giappone dei fogli per fare l'origami, li potete trovare in questi negozi. Poi ho bisogno, siccome io sono uno molto ordinato, non sembra dalla faccia, ma sono uno molto ordinato, ho bisogno di un box per mettere dentro dei documenti, ok? E quindi in modo che ho i documenti per una, c'è una categoria da una parte e un'altra categoria dall'altra parte. E questo, ragazzi, è il negozio giusto che stavamo cercando. Perché guardate quanti box ci sono. Questo è praticamente il mondo dei box. Cioè, devo solo capire quale dei box prendere. Vedi, questi qua sono dei contenitori nella quale posso mettere, vedi, questo qua. Magari dopo ci scrivo, questi qua documenti, non so, tasse da pagare, teste menate, ecco. Allora dai, penso di averlo trovato, ho scelto questo, secondo me è utilissimo. Il colore, boh, facciamo nero magari, così non si vede dentro, è più carino, dai, prendiamolo nero, ok? Ok ragazzi, la situazione si fa complicata, non ho preso il carrello, cosa errore grave, perché quando entri in questi negozi dici voglio comprare una cosa, esci, hai comprato il mondo. Infatti ho comprato anche questo box, qui ci sono delle piante finte, carine, dai. Vediamo, qui c'è la lana, immagino la qualità della lana fantastica. Comunque ragazzi, c'è veramente di tutto in questo negozio, da sturare il cesso. Disinfettanti, detersivi, roba per il campeggio, per cucire, per le porte, guardate quello per tappare le porte dal vento, per le sedie, ma incredibile, veramente sto negozio ragazzi è impressionante. Mettetelo nel nostro, scrivetelo, fate il colore, non so, condividetemi, mettete mi piace, mandatelo a un amico. Ricordatevi che quando andate in Giappone dovete entrare assolutamente almeno una volta in questi negozi Daiso. Cioè fatelo ragazzi, perché veramente vi piaceranno tantissimo. So che sicuramente sarà una cavolata, ma perché non provo a prendere il band questo qua dell'Apple. Tanto l'ultima volta avevo preso questo, lo smart watch stand, e funziona da Dio, eh. Cioè veramente super funzionante. Bene ragazzi, ho finito, bambino felice, adesso posso tornare a casa, perché io lavoro a casa, quindi il mio ufficio è casa mia, posso tornare a casa, installare tutte ste robe. Siamo in un supermercato internazionale con la possibilità di trovare prodotti italiani di tutto il mondo. Infatti vengo qua sempre a prendere formaggio, prosciutto e tutte cose varie. Andiamo a vedere ragazzi cosa possiamo trovare in questo supermercato. Qui c'è il provolone ragazzi, il provolone 988 yen, questo prodotto italiano DOP.
Poi abbiamo gli snack del parmigiano reggiano, formato snack, costa 1858 yen, sono 20 per 20 grammi l'uno. Poi abbiamo invece parmigiano reggiano, questo 100 grammi, costa, vediamo, questo 2964 yen e sono, quanti grammi sono? 696 grammi. Ok, questo è il parmigiano, invece questo è il grana padano, che costerà un po' di meno sicuramente, perché 2318 yen infatti. Ma c'è anche il pecorino romano, ragazzi, pecorino romano per fare il nostro cacio e pepe e carbonara. Anche qui il costo qual è? 2606 yen. Poi abbiamo la gorgonzola, attenzione, gorgonzola autentica italiana, questo pacchetto già tagliato a cubetti, 1178 yen, sono 100 grammi, 346 yen. Addirittura ho trovato il mascarpone italiano, la ricotta fresca italiana, ragazzi. Quanto costa? 878 yen. Allora, ragazzi, prosciutto crudo, c'è solo quello spagnolo, il jamón semorano serrano, e costa 2484 yen. No, abbiamo invece il salame di Milano, questo qua della berretta, e anche il quello peperone, che poi il salame è piccante, insomma, il peperone in inglese. Questo costa 828 yen. La preparazione del sushi, guardate dentro. Io, anzi, ho trovato anche la mozzarella Solleone congelata a 1898 yen, che è veramente un buon prezzo. Questi sono i bocconcini, questi qua di mozzarella. Poi ci sono un sacco di prodotti anche giapponesi, però vi faccio vedere quelli italiani, così almeno avete un'idea, no? Vi fate un'idea di quali sono le differenze tra i costi tra Italia e Giappone. Però bisogna anche dire che lo yen adesso è molto basso, quindi bisogna stare, cioè, prendete queste informazioni con le pinzette, perché comunque vi sembrerà magari un po' più basso, perché adesso lo yen è veramente basso, eh? Però la cosa positiva qual è? È che posso trovare, cioè un italiano in Giappone può trovare i prodotti italiani. Non saranno elite questi qua nei supermercati internazionali, però sono comunque prodotti che si possono utilizzare per cucinare, ecco, dei piatti tipici italiani. E ragazzi, a fine supermercato possiamo lasciare, vedete, il nostro carrello qua incustodito senza problemi, e andiamo a prendere la cena, perché qui c'è anche il take out, quindi lo lasciamo lì come tutti gli altri, la gente lo lascia qua e va a prendere poi il cibo senza problemi. No ragazzi, l'unica cosa è che c'è la pizza hawaiana con l'ananas. Ma perché queste cose? No! Siamo in un convenience store giapponese, ora vi faccio vedere cosa potete prendere quest'estate in Giappone. Se state viaggiando qui in Giappone, vi suggerisco qualcosa che vi farà stare sicuramente più al fresco. Allora, per prima cosa vi suggerisco questi tissue, wet tissue, cioè questi fazzoletti bagnati, che appena lo appoggiate sulla pelle hanno la sensazione di ghiaccio. Ci sono di vari prezzi, ci sono di varie, ecco, cose, addirittura c'è lo spray, questo qua è lo spray congelato, che se lo potete mettere su l'asciugamano, quello che è il fazzoletto, quello che volete. Un'altra cosa molto giapponese, che in Italia non è molto usato, però in Giappone molto, è l'ombrello contro il sole. Questo addirittura taglia il 90% dei raggi ultravioletti. Cosa utile per l'estate sono queste caramelle, che sono piene di minerali. Controllate bene questo kanji, che è il kanji del sale, questo che dice anche qua. Se trovate questo ideogramma, questo sono i minerali, ecco, in formato caramelle. Addirittura per i più sportivi ci sono le caramelle, quelle proprio ancora più potenti, piene di minerali e vitamine. Poi ovviamente ci sono i drink, quelli per l'estate, che sono anche questi Aquarius e Pocari Sweat, che sono apposta per recuperare, sono anche questi sali minerali. Poi abbiamo i vari tè, tè verde, tè jasmine, il mugicha, che anche questo è pieno di minerali. Poi abbiamo il lychee, e abbiamo, ecco qua, abbiamo il carpis,
che anche questo per l'estate è molto rinfrescante. E il Carpis è proprio quello che prenderò io. Per concludere il video vi volevo far vedere che ci sono anche i ghiaccioli e tantissimi gelati confezionati, come da noi ci sono gli Agi, da cui ci sono tutte altre aziende, come la Morinanga, che è qua il Parm, che è molto buono. E poi abbiamo vedete, tutti questi tipi di ghiaccioli, questo qua che è molto buono, anche questo all'anguria, all'uva, all'ananas, all'arancio, tantissime cose. Bene ragazzi, questi sono i consigli che vi do se andate in un 7-Eleven qui in Giappone durante quest'estate. Ovviamente c'è molto caldo ragazzi, adesso per esempio ci sono 35 gradi, 36 gradi con un'umidità del 60-70%, quindi potete capire che sotto il sole se camminate tanto veramente può pesare e bisogna stare molto molto attenti, quindi bisogna bere ragazzi molti sali minerali. Quello che vi ho consigliato secondo me sono cose utili per quest'estate. Condividete il video, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo video del Giappone ragazzi con altri consigli utili per il vostro viaggio in Giappone. Da Marchino è tutto, ciao.